con il senatore Antonio De Poli, che è un pochino il padrino di questa manifestazione. Ecco l'importanza di questo marchio di qualità. Ma è un'importanza importante, tra l'altro fatta qui in Senato, momento istituzionale, ma altrettanto riconoscimento di quelle che sono le nostre realtà territoriali e le nostre realtà locali. E oggi con le Proloco, sagre di qualità, significa anche attenzione rispetto ai percorsi che fanno e portare a conoscenza delle bellezze, della qualità della nostra storia e della nostra tradizione. Oggi più che mai far conoscere questo significa recuperare quello che i nostri genitori, le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni per caso ci hanno detto o insegnato. Tante volte non si conoscono più le cose, perché nella corsa di tutti i giorni non si guarda, però si va al supermercato e non si sa che di fianco nei nostri territori ci sono dei prodotti straordinari, bellissimi, meravigliosi, che ci danno e ci recuperano la nostra storia attraverso anche fattori di bontà importante. È un occhio in qualche modo rivolto anche al passato, perché si parla di tradizioni e anche di cultura, però mette in moto un'economia che dovrebbe essere sviluppata con dei criteri moderni anche per sviluppare il turismo. Ma non c'è dubbio, oggi le due cose si coniugano insieme. Io dico sempre, esperienza e novità sono le due cose migliori, perché si recupera la storia e si guarda in avanti rispetto a quello che è il futuro. Le due cose insieme credo che sia l'aspetto fondamentale, ed è quello che stanno facendo le Proloco. Mettono tra l'altro in moto un contesto economico, sociale, fondamentale, importantissimo. Si parla di milioni e milioni, decine di milioni di euro che danno al nostro territorio, e tra l'altro una conoscenza anche degli aspetti ambientali, degli aspetti turistici, cosiddetti di secondo livello, ma fondamentali oggi più che mai, perché in ogni comunità c'è qualcosa da scoprire, e credo che questo sia uno degli aspetti che le Proloco ci fanno vedere. Grazie al senatore De Poli.